Finalmente un documentario italiano sulle arti marziali che ripercorre anche, diciamo, per gli appassionati di Bruce Lee, un percorso che a noi è molto caro. Cosa ci dici di questa tua opera che mancava e che sicuramente valeva la pena di essere fatta? Che è un'opera che praticamente per realizzarla si può dire ci sono voluti 30 anni, per una semplice ragione, perché dentro questo documentario, che dura poco, 2 ore e mezza, più 1 ora e mezza di extra, io ho riversato tutto quello che in 30 anni ho raccolto per quanto riguarda il cinema di Hong Kong e il cinema del Kung Fu, che è un genere, come tu sai, abbastanza negletto fino a qualche anno fa, no? Poi per fortuna con internet, DVD eccetera si è creato un nuovo interesse, ma già 20 anni fa, quando invece in Italia Jackie Chan era nessuno, io cercavo con i miei modestissimi libri scritti all'epoca di far capire anzitutto quello che c'era stato, ossia il boom del cinema del Kung Fu anni 70, solo in Italia 250 film arrivarono da Hong Kong in quegli anni, ma poi soprattutto che anche se da noi non arrivavano più, a Hong Kong continuavano a uscire, il genere si era evoluto. Che ne pensi dei film che sono arrivati nel periodo, diciamo, boom in Italia e che, vedendo anche magari quello che qui non è arrivato con produzioni di Shaw Brothers all'estero, qualitativamente non sono arrivati proprio i migliori? Secondo te perché questa scelta? Per una ragione molto semplice, che siccome ne sono arrivati troppi tutti insieme, anche i migliori, anche diciamo quei 20-30 buoni che uscirono all'epoca, erano confusi nel mucchio, perché qui da noi arrivò, fai conto, il primo film, 5 giri di violenza, grande successo, ma non eravamo dei migliori Shaw Brothers, però grande successo. Quindi subito dopo Bruce Lee, poi subito dopo le sottoproduzioni di serie C, cioè i fondi di magazzino, cioè arrivarono tutti insieme, ci sono voluti un po' di anni prima che il tempo facesse giustizia dei film francamente brutti e rimanessero invece per l'appunto i film di Bruce Lee, importanti non in quanto fossero grandi film, ma perché era carismatico lui, e poi i film Shaw Brothers più curati, come quelli interpretati, forse i migliori in assoluto mai realizzati in questo genere, da Gordon Liu, che è l'ospite d'onore di questo documentario, e diretti da suo fratello Liu Xiaoliang, che è il Sergio Leone cinese, esatto. E anche lui è la prima volta che viene intervistato per l'Italia. Io credo che questo documentario, poverissimo nei mezzi, nel senso che come tutte le cose fatte con passione, non è certo paragonabile ai documentari realizzati a Hollywood, per dire, sullo stesso argomento, che però gira gira scivolano sempre a parlare soltanto di Bruce Lee. Mentre invece questo presenta anche dei personaggi dei quali abbiamo saputo qualcosa, ma che nessuno aveva mai, diciamo, scandagliato un po' più da vicino. È un documentario che nessuno inizialmente voleva produrre. Poi in corso d'opera, fortunatamente, ho trovato anche una... Ritornato da Hong Kong, dove sono stato 9 giorni soltanto, e quindi in 9 giorni ho cercato di fare tutto, ho trovato una produzione giovane, piccola, indipendente, ma come accade in questi casi sono proprio quelli che poi sono disposti a rischiare, la Magro Maior, che mi ha consentito di dare a queste 13 ore di materiale, questo magma, una forma definitiva. E siamo fortunati che abbiamo trovato un cinema a Roma, che è leggendario per chi ama il cinema di qualità, l'Azzurro Scipioni, che proietta i film che nessun altro vuole più proiettare, perché oggi, mentre una volta, questo ci tengo, negli anni 70, fai conto, Bruce Lee era considerato serie B, Michelangelo Antonioni giustamente era il cinema nobile, e oggi a distanza di tanti anni, persino le distanze sono totalmente annullate, per cui e Bruce Lee e Antonioni sono diventati entrambi due simboli di una cinematografia che non si fa più, e quindi è paradossale che oggi questo documentario sia presentato proprio in un cineclub, in un cinema de sé, cioè proprio in una sala dove all'epoca i film di Kung Fu non sarebbero mai arrivati. Non trovi strano che la gente, per esempio, riscopra il film Wuxia Pian, magari con l'uscita della Tigre e il Dragone, tanto osannato perché anche lì ha dato un contesto quasi artistico a questo film, e poi magari tratta come B-movie film, diciamo, di altrettanta bellezza, che però magari sono di una produzione di qualche anno fa. Infatti, se tu parli con le star di Hong Kong che hanno fatto la storia dei film di Kung Fu all'epoca, per loro La Tigre e il Dragone non rientra nel genere Kung Fu, per una semplice ragione: usano il computer. Oggi fanno i voli in elettronica, vediamo Jackie Chan, che da quando è andato in America un pochino si è perso, Jet Li, che i puristi del Kung Fu neanche considerano un attore del Kung Fu. Quindi perché fanno tutto col computer? Invece questo era un cinema dove contava l'uomo. Gordon Liu, protagonista del documentario, dice: quello che conta è la persona, l'essere umano. Il Kung Fu non serve a volare per aria. Quindi i suoi film hanno un messaggio. Ci è voluto tempo affinché questo venisse compreso.
Naturalmente anche film come La Tigre e il Dragone sono importanti, perché vincendo l'Oscar hanno riportato l'attenzione del pubblico sul filone. Hai potuto magari testare il polso del nuovo pubblico che magari ha visto La Tigre e il Dragone e ha cominciato a conoscere questo genere? Io mi ritrovo a parlare, essendo anch'io collezionista di film. Noi c'eravamo, insomma. Noi c'eravamo, io li ho visti. Però sento ragazzi che dicono, sono bellissimi, quindi diciamo è servito se non altro come veicolo per riscoprire. Secondo me sì, per esempio Silvana Costi, che è regista e il proprietario di questo cinema dell'Azzurro Scipioni, che certamente il film di Kung Fu non è il suo genere, no? Perché invece noi in Europa abbiamo un cinema, se vogliamo, oltre a essere più colto, certo. Perché il cinema di Hong Kong è più mimico che verbale, non si affida al dialogo. E ha sempre badato molto all'azione più che alle storie. Noi abbiamo una tradizione diversa. Persino Silvana Costi ha detto sì, è una cinematografia altra rispetto a noi, però merita grande rispetto, perché comunque è stata fatta da personaggi che noi riscopriamo magari adesso, certo. Ma che lì sono stati, per fare un esempio, Liu Xiaoliang, che nel nostro documentario e che qui da noi magari in Italia e in Europa è noto solamente all'interno delle cerchie più oltranziste, a Hong Kong è riferito come Sergio Leone, certo. E la cosa triste è che lui a Hong Kong, esattamente come accadeva a Sergio Leone negli ultimi anni, non lavora più, perché le nuove generazioni a Hong Kong non sanno cosa siano i film di Kung Fu, non gli interessa e non distinguono Bruce Lee da Jet Li. Cioè Hong Kong è esattamente quello che accade qui da noi con i reality show, con le fiction che hanno un po'. Noi abbiamo allontanato i giganti del cinema e ci siamo tenuti i nani della televisione. Sì, è vero. Questo è. Forse diciamo ecco appunto questo impatto un po' così di novità, vedi anche i nuovi telefilm che faranno su Bruce Lee in Cina, che appunto. Che però è computer, se tu hai visto il trailer. Molto PlayStation, insomma, sì. Avvicineranno un nuovo pubblico e questo va bene perché servono a tirare acqua al mulino. D'altronde ma non è quello il vero cinema del Kung Fu, certo. Perché è tutto computer. Se volete vedere il vero cinema del Kung Fu, andatevi a riscoprire, adesso lo si può, perché stanno uscendo in DVD, i classici inediti della Shaw Brothers, i film importanti. Dell'Avo Film, ma anche altri, e anche a recuperare quelli che uscirono all'epoca in Italia, che sono usciti anch'essi in DVD, e uno vede che cos'è veramente il cinema del Kung Fu, che poi era, essendo basato su un tema universale, che era quello all'epoca della vendetta, certo. Erano film comprensibili in tutto il mondo, con storie semplici, ma non erano stupidi. Poi naturalmente c'erano le sottoproduzioni, come qui in Italia, c'erano i western di Sergio Leone, poi c'erano un'infinità sì. di... Martino... ma anzi, questi erano ancora bravi, ma ancora peggio, insomma, questi erano quelli bravi. Quindi è normale che poi il filone che si chiama così, perché poi uno lo sfrutta finché si esaurisce. Però poi il tempo ha fatto giustizia e oggi, 40 anni dopo praticamente, riusciamo a capire qualcosa di più. Se non altro abbiamo visto che a breve, e già penso che sia un successo acclamato, il fatto che ha invaso anche il cartone animato Kung Fu Panda è un esempio di questo. Sì, sì, è un esempio successo... più che dell'evoluzione, dell'involuzione del cinema d'arte marziale. Ma ripeto, come... loro stessi dicono, c'è nel documentario c'è un'intervista a un'altra star dell'epoca che noi ci ricordiamo, certo. Che noi chiamavamo Bruce Lee anche, perché uscì fuori dopo la morte di Bruce Lee quando c'erano i sosia, la moda dei sosia. Lui non era un sosia, fu rinominato così dalla distribuzione e l'abbiamo riscoperto di recente anche in Confusion, che era uscito anche in Italia, e lui ha detto sì, i tempi cambiano, adesso tutti usano la tecnologia sia per aiutare chi veramente è un attore del Kung Fu sia che semplicemente un attore, però dice dobbiamo accettarlo perché i tempi cambiano. Bene.